Cari amici, non posso essere lì con voi visto che la domenica, ma ormai anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato sono in uno stadio a raccontare una partita. Forse quando sentirete questo messaggio, ovviamente registrato, sarò in contemporanea su Radio 1, potenza la tecnologia. Parlo di Serie A, ma penso sempre al nostro Catanzaro. Nessuno mi toglie la convinzione che presto racconterò una partita dei giallorossi, quelli veri. Una convinzione che, vista la situazione attuale, può sembrare una follia, ma con il nostro entusiasmo, la nostra passione, da gioie, sofferenze, emozioni, tempo e sensazioni rubate alla vita familiare, risaliremo. Visto come siamo caduti in basso, si può solo risalire, a patto di fare piazza pulita, via tutta la gentaglia che ci ha ridotti così, via Pittelli, via Soluri, via Aiello, via Bove, via Tallini, via Olivo, via Gatto, via Ferrara, per carità, via Ferrara, via gli accattoni, i cialtroni, gli psicopatici che hanno ballato sul secondo cadavere del nostro Catanzaro, e via naturalmente anche chi ha causato la prima morte e resta ancora nei paradi. Dentro chi vuole il bene del Catanzaro, chi ha la solidità per rimetterci anche economicamente nei primi tempi, ma che raccoglierà tutto in un futuro non troppo lontano. Con uno stadio tutto giallorosso e festante, con i suddetti personaggi, nel posto più lontano e infelice possibile, e con un mio personalissimo sogno, la cabina di tutto il calcio minuto per minuto, unico stadio italiano nel settore distinti, io dentro con cuffie e microfono a urlare, gol, gol il vantaggio del Catanzaro.